Ha detto tutto lei ed è così, almeno adesso c'è una proposta molto interessante, non ne posso parlare perché finché non si... Ecco, c'era già, l'ho anche accennato Verissimo, comunque è vero che sapendo che cosa io potrei dare, questo lo dico senza falsa modestia, perché è mio dovere fare il mio mestiere, no? Ma da sola non lo posso fare. Quindi sapendo la mia forza, no? L'intensità drammatica, ecco, penso che c'è una distrazione che secondo me bisogna che questi registi rimedino. Maiuccaro. Lei è famosa per il personaggio di Sconsolata, c'è stato un momento della sua carriera in cui si è sentita paura di essere quasi imprigionata in questo personaggio? Non per quanto riguarda la gente, perché Sconsi è come un angelo che è venuto a me e so io che cosa ha significato nel rapporto con le persone, anche in situazioni gravi di sofferenza, vedere in ospedale, vedere, perché Sconsi e io siamo insieme e c'è un grande cuore, grazie a lei, quindi mi sono trovata in situazioni di grande sofferenza e capire che potevo dare qualcosa, vedere dei malati tanti che reagivano e che capivano, e che, cioè, questo è un dono che il Signore mi ha dato e io lo devo portare, quindi se c'è una trappola non è in questo senso, ma è sempre, abbiamo detto prima, da parte di un mercato che non gliene può fregare di meno dei talenti, perché questa distrazione non c'è solo verso la sottoscritta e quindi non c'è questa attenzione, non c'è questo senso, non sempre, a volte certo che c'è, non c'è sempre questo senso di fare il proprio dovere, e che è un servizio che noi dobbiamo portare alla gente del nostro tempo, perché siamo dei tramiti. Scusa, questa mi ha dato fastidio, questa cos'è? Una foto? Non volevo fare la foto, era solo... La può togliere, perché tra l'altro ho bisogno... No, non gliela pubblico, non volevo fare il mio. Allora, Rosita Nognosa, Anna Maria Barbera, come è nato il personaggio di Sconsi? In che momento si è resa conto che era nato questo personaggio che ha avuto tanto successo? Beh, appunto, in un momento in cui sentivo il desiderio di tante vicissitudini a cui assistevo, che sentivo su di me come persona e sugli altri, perché c'erano, ci sono tante pesantezze da vivere, no? Allora, così, ho provato a alleviarle un pochino attraverso appunto la forza di una battuta. Poi sai, ci sono delle orbite stellari che non si ripetono, no? Quindi in quel momento c'erano delle coincidenze, non so, Sconsi è venuta a me ed è diventata degli altri, di tutti, perché è stata veramente una cosa non così comune, ecco, perché so io in che situazione mi sono trovata, dove ci voleva veramente, non so quanti bodyguard, ma proprio c'era, mi toccavano come fossi, ero in difficoltà, perché non posso, cioè io sono una persona, no? E basta, cioè non esageriamo, no? Però ecco, questa cosa qui non va tradita, va rispettata, e io credo di, anche quando non si vede, non solo quando si vede, credo di restituirla questa cosa, e la sento. Poi per il resto, perché mi hai detto una cosa che volevo dire, quando, ecco, anche adesso, anche se adesso Sconsi, diciamo, ha avuto un po' un'evoluzione, no? Cioè, ecco, dimmelo a mail, questa cosa prosegue, perché veramente, come diceva Vallardi, che è l'editore, è un libro serio toccato da comico, veramente in queste mail, cioè, prosegue questo rapporto con la gente, col desiderio proprio, forse, non so se mio, di Sconsi, comunque, di sollievare veramente, cioè, di avere rispetto, capire, la sofferenza, ognuna delle sofferenze, no? Ecco, è chiaro, come ti sono detto, ti possono dare un bonifico, anzi, mi mando tu a me, però, no? Anche perché manca l'ascolto, siamo tutti talmente sul fronte che è difficile consentire un ascolto, perché proprio non c'è tempo, manca per ascoltare il nostro cuore, figuri quello degli altri. Allora lo faccio io con Sconsi, dico dimmela meglio. Longobardi. Il nome di Barbera ha una figlia, Carlotta, ho visto un video molto tenero dove le aggiustavi continuamente i capelli, non
un testo molto materno. Quando? Visto oggi un video. Ma qua, quando era piccola? No, una recente intervista. A Giffoni? Forse, sì. Ah, perché la tengo abbastanza, cioè, poi anche lei è vita. Molto bella, molto somigliante a te, molto dolce. Qua, da mamma a mamma, mamma sono anch'io, quanto conta l'ironia di una donna nell'essere madre? Ma beh, sì, l'ironia è sempre benvenuta, guarda, specialmente poi con gli uomini, insomma, cioè secondo me l'ironia ti dà... Quante volte ci salva nel rapporto madre-figlia? Nel rapporto mamma-figlia? Allora, secondo me nel rapporto mamma-figlia non bisogna essere ironici, cioè bisogna essere spiritosi magari, perché bisogna capire i giovani, i ragazzi, poi come dice Sconzi, io ho stato figlia dei fiori, figlia del sacerdote, figlia di Botana, perciò... capisci a me, no? Ecco, quindi... No, non essere pesanti, essere, cioè, ricordarci, però secondo me l'ironia non mi serve nel rapporto. Nel rapporto mi serve un fracco di amore, ma proprio tanto, e pazienza, e fiducia, e fede, e speranza, no? Perché le mamme, non so tu come mamma sei, ma cioè, io siamo un'ansia continua, cioè, e bisogna accettare che il figlio viva. Veramente, perché figlio deve vivere, io ti ho lanciato, come diceva Tagore, ma ti ripiglio pure. Cioè, no? Concordo. Lucianelli. Sei conscia sicuramente di essere uno dei personaggi più amati dagli italiani, tu sei amatissima, il pubblico impazzisce per te. E al di là in generale del pubblico italiano, basta vedere cosa è successo qui in costiera per il tuo arrivo, molto di più addirittura che per altri nomi, sicuramente la gente sta in fibrillazione, sono tutti felici di vederla, perché lei, perché è simpatica, perché è umana, mi ha fatto perché una prova vera, perché è vera, infatti proprio le ovazioni praticamente per te. Grazie. Analizzando il fenomeno che tu rappresenti, quanto è contato e conta la tua spontaneità e quanto conta anche il fatto che tu hai comunque interpretato prevalentemente un ruolo che fa ridere anche se fa riflettere moltissimo. Allo stesso tempo, cosa non facile, non solo sottolineo anche il fatto che tu sei donna, non è facile per una donna essere amata tanto da uomini e donne. Allora, come donna, beh, per forza. Sì, grazie a Dio. Però per quanto riguarda la gente, guarda, è proprio un dono di Dio, perché io nel cuore non mi capacito, ecco, cioè, ed è una cosa che sento e loro lo sanno e voi lo sai, e al sud anche di più, perché è veramente Scozia International, sì. Per veramente anche gli stranieri che non capiscono niente ma capiscono, sì, tu devi vedere la Malpensa a volte, come, cioè, cosa, no? Sì, 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 questo è un dono, e però appunto il sud, io sono di origine mezza Puglia Romagna, la mia, no? Nata a Torino, Puglia Romagna, Forlì, però poi qua, adesso non è per spiaggerire, non ci sono, però... E quello è un dono, speriamo che rimane, perché io ce l'ho proprio nel cuore, mi commuovo quando penso alla gente e anche alla vita, si alla vita perché ti sentono. Alfaro, domanda? Sì. Per essere il tuo arcobaleno, grazie innanzitutto perché sei una persona bellissima e ci hai dato tanto, veramente abbiamo conosciuto un'altra parte di te, un'umanità, uno spessore enorme, questo è veramente bello, conoscere Domanda. Un personaggio al di là dell'aspetto televisivo, dell'immagine pubblica, di questo ti ringraziamo innanzitutto. La domanda, è anche facile qui, no? Cioè, c'era l'armonia. Però la tua verità arriva moltissimo, arriva al cuore anche del pubblico che vedrà queste interviste da casa. La domanda è questa, c'è un'icona? Una maestra, un modello, noi pensiamo a Anna Magnani vedendo te, l'ho detto bene o c'è un'altra idea che ti viene come una guida? Allora, a me piace tanto Sofia, comunque ci ha preso. C'è la Magnani, poi non si può imitare nessuno, non si deve, certo. Ognuno ha la sua identità e quella deve essere. Però c'è un'ispirazione? Ma che ne so, non lo so. C'è un'ammirazione. Qualcosa che il duende, lo stesso forse. No?
una cosa che manco, non, io poi non sono governabile, quindi non è che io non posso, certo. Quando mi è stato detto ma forse faremo un film, tu vorresti, potresti, io ho detto ma io non posso fare la Magnani, io posso fare la Maria, basta, certo. Però magari si può, ecco, hai sentito e percepito, perché comunque magari le persone che ammiriamo le interiorizziamo e poi le portiamo dentro, no, anche so, senza volerle. Io quando ero piccola, ero proprio piccola, sì, e guardavo magari, perché mia mamma le piaceva Sangue Arena con Tyrone Power, no? Sì. E io ero piccola, poi mamma cuce mia mamma, no? Quindi non è che vedeva chissà cosa, o la lirica oppure certi film, sai. Allora io avevo 3 anni così, allora guardavo Sangue Arena, sai. C'era questa cosa, sì, e anche io la femme fatale, cioè, no, questa donna, io come femmina sono abbastanza fatale, pericolosa da essere, diciamo, questa troppa moda, però ecco, cioè, capito, dentro di me sentivo questa Louis Brooke, capito, questa recitazione, forse anche il muto, per dire, no, per divismo un po', la diva. Recidiva. Ragazzi, speriamo di rivederci in qualche festival, diciamo, che mi hanno premiato ancora. È quello che avete mi pronosticato. Sicuramente. Sì, come ti chiami? Teresa. Teresa? Teresa, sai che mi ha proposto un film di una donna? Teresa si chiama? Beh, allora accetta, guarda. Sì, Fosso Capozzo, sicuramente. Ma un ruolo... Teresa porta bene. Dai appuntamento a tutti noi alla notte degli Oscar. Alla notte degli Oscar, tutti quanti così come siete. L'ultima domanda, e mi sento anche in difficoltà, sono Marica Esposito disommariamente. Che? Sono in difficoltà perché... Abbiamo messo a ritorno. No, perché... Sono in difficoltà perché mi ha levato la domanda di un tono completamente diverso dalla ma il sesso, sì, no? Quanto è importante per una donna? Si può dire andava via, avevo pensato Sconzi, a questo punto ci aggiungo anche Letta. Allora, avrei scritto un libro prima di Manomè, che si chiama Caro amico di letto. Allora, diciamo appunto varie vicissitudini di donne che parlano col loro amico di letto. E poi insomma, che ti devo dire, ci sono tante situazioni, poi dipende, perché c'è anche l'uomo che mistifica, lo sai, o mistifica. Bisogna, quindi che ti devo dire, mi piace sex, signore sensibile, ecco, deve avere 3 S, mio marito ce n'ha solo 2, Salvatore Stronzo. Soldi, soldi. Ok, grazie signori, lasciamo che...